Allora, mister, vittoria così e così. Possiamo salvare il salvabile? Salviamo il portiere che è stato molto bravo. Sì, il portiere è stato molto molto bravo, ma faccio i complimenti a tutta la squadra, che ho chiesto una reazione delle altre partite che abbiamo fatto e ho avuto delle risposte, e ho avuto. Visto questi campionati magari lasciano il tempo che trovano, l'importante è divertirsi, le ragazze si divertono, fanno un gruppo, che è la cosa più importante e più bella. Questo Siracusa è un po' più, molto più forte, lo possiamo dire. Sì, intanto faccio complimenti a Siracusa. Poi quello che mi interessa dei miei ragazzi è che facciamo gruppo, perché abbiamo un bel gruppo. Delle ragazze di un'età di 17 anni e devono crescere e cresceranno, sono sicuro su questo sono. E così abbiamo visto tantissimi giovani, quindi naturalmente devono maturare, come si suol dire, pian piano, facendo esperienza, sicuramente arriveranno anche i risultati, qualcosa di più bello. Sì, penso di sì. Io quest'anno ho chiesto che è un anno di divertimento, si devono divertire e crescere. Dal prossimo anno penso che ci toglieremo qualche soddisfazione. Mister, complimenti al di là del risultato e buon rientro, Grazie ovviamente. a voi, una buona serata. A fine gara siamo con Carola Cataldi, Salve. giocatrice del Vittoria. È stata una partita un po' a senso unico, quindi merito al Siracusa ovviamente, ma ci avete messo tutto il massimo impegno. L'importante in questi campionati, come dicevo al tuo mister, è divertirvi. Sì, ma anzi stiamo migliorando sempre di più, questo è l'importante, crescere per noi è essenziale, quindi su questo ci basiamo quest'anno, quindi per noi va bene così. Ecco, l'essenziale di queste squadre, di voi ragazzi, è fare gruppo, no? Perché Sì, poi il gruppo fa anche la sua differenza. se non c'è un gruppo non c'è una squadra, questo è sicuro, quindi sì, abbiamo questo punto di forza. Ecco, se vuoi salvare qualcosa, nonostante il risultato a sfavore rotondo, cosa salvi di questa partita? Il fatto di essere comunque un gruppo e si vede dentro il campo, secondo me dovremmo migliorare piuttosto. In renderlo più presente, ecco, però noi che siamo dentro lo sappiamo, quindi sì, questo. La tua compagna di squadra, il portiere, ha fatto anche i miracoli oggi, quindi poteva essere ancora Sì, più pesante il risultato. Complimenti, ovviamente. siamo molto grati al nostro portiere e sappiamo che possiamo contare su di lui, su di questo, quindi grazie. Carola, sicuramente ci sarà da migliorare, Sì, ovviamente. totalmente, in varie cose, soprattutto nella tattica, lo sappiamo benissimo. Però noi continuiamo a lottare, siamo un gruppo, quindi. Carola, complimenti al di là del risultato, in bocca al lupo e buon rientro Grazie soprattutto. mille. A fine gara di questo Siracusa Vittoria, campionato di eccellenza femminile, siamo con il mister del Siracusa, Luciano Buda. Allora, mister, un'altra prestazione eccellente, un altro risultato utile, un'altra vittoria. E le parole si sprecano. Complimenti naturalmente per quest'altra prestazione. Grazie, mettiamo fine in cascina, si sa mai. Assolutamente sì. Oggi siamo stati un po' agevolati dal Vittorio che è venuto in una formazione molto rimaneggiata, quindi insomma erano veramente in pochi, però hanno fatto la loro gara, giustamente abbiamo un potenziale diverso noi rispetto a loro e l'abbiamo magari dimostrato forse in campo. La cosa che mi fa piacere è che ho fatto giocare 5 ragazze nel secondo tempo che veramente non hanno molto spazio, non hanno avuto molto spazio ed è corretto che ce l'abbiano anche loro perché si allenano con costanza. E quindi il nostro obiettivo è quello di continuare a lavorare per crescere e migliorarci. Mister, anche loro, chi gioca poco fa minutaggio ed è giusto che sia così perché fanno anche esperienza, tra virgolette. Assolutamente sì, assolutamente sì. Approfitto, anzi, una cosa importante che non ho detto finora, ringrazio il mio staff che praticamente è tutto a disposizione, uno staff veramente qualificato, preparato, di persone capaci e competenti. E questo per me è un grande motivo di orgoglio perché mi sgravano di parecchie situazioni. E un grazie veramente di cuore. E diciamo che anche lo staff fa da contorno e fa anche la loro differenza. Assolutamente sì, noi abbiamo uno staff, io credo in queste categorie veramente importante, per cui puntiamo anche su questo. Mister, sei d'accordo? Anche oggi troppi sprechi. Abbiamo giocato al tiro al bersaglio, come ogni partita. Lasciamo stare, il primo tempo mi divertivo a contare i one to one col portiere e poi tutti tirati addosso o comunque parati dal portiere che è stato anche bravo in alcune circostanze. Abbiamo questa media incidenza occasioni di rete e gol segnati che è veramente bassissima e dobbiamo sforzarci di migliorarla perché altrimenti nelle gare che conteranno, mi auguro di poterci arrivare alle gare che conteranno, c'è bisogno veramente di una squadra che sia più realizzativa, più forte in fase di finalizzazione, perché creiamo, creiamo, creiamo e poi sbagliamo. Ecco, mister, la prestazione c'è, l'impegno c'è, la forza della squadra c'è. Ecco, cosa manca per evitare che
che hai 10 occasioni, 9 prendi il portiere addosso. Mi servirebbe Maradona, ma non c'è più. Purtroppo. No, va bene così, ma sai, poi è una cosa psicologica. No, non lo so, io penso che sia più che altro precipitazione, voglia di fare bene, voglia di mettere la palla in porta. Spesso si dimentica che c'è il compagno magari meglio piazzato che può mettere la palla dentro. Però sai, la cosa che ti conforta tantissimo è che ci arriviamo a creare parecchie occasioni da rete. Poi mi auguro che prima o poi le mettiamo dentro con più facilità. Però arrivare lì e creare tutte queste occasioni da rete penso che sia un segnale comunque importante. La squadra c'è ed si vede che c'è, insomma, voglio dire. Mister, non mi arrendo con la classica domanda, non vi potete nascondere, giustamente lei sta con i piedi per terra, ha detto va bene, l'appetito viene mangiando, no? Poi man mano si vedrà in futuro la squadra, però al momento siete la squadra da battere, lo possiamo dire. Ma no, perché c'è anche l'altro girone, che ci sono squadre estremamente importanti, ma anche in questo girone, adesso noi abbiamo 3 partite consecutive estremamente difficili. Per cui domenica incontriamo lo Scicli nel campo in terra battuta e devo dire che noi non abbiamo mai giocato nel campo in terra battuta, per cui troveremo difficoltà sicuramente. Quella poi sarà un'insidia. Assolutamente sì, poi è una squadra attrezzata, una squadra forte, poi abbiamo l'Unime in casa, un'altra squadra molto attrezzata, molto forte tecnicamente, per cui abbiamo fatto quello che dovevamo fare, lo stiamo facendo, speriamo di poter continuare a crescere. Ecco mister, in vista della prossima partita il campo di terra battuta, quindi il rimbalzo del pallone è totalmente diverso, bisognerà lavorare su un campo appunto in terra battuta. Stiamo cercando di trovare un campo per mercoledì o giovedì, ma è un'impresa, perché praticamente nel Siracusano campo in terra battuta non ce n'è quasi più. Quindi lo stiamo cercando e fra l'altro le esperienze precedenti a Scicli in terra battuta ci hanno detto che veramente facciamo grande fatica a giocare al calcio, grande fatica. Per cui cercheremo di mettere il meglio. Mister, complimenti per oggi e in bocca al lupo per domenica, ovviamente. Vive il lupo e grazie mille. Siamo con Cristina Consolino. Allora Cristina, un'altra bella prestazione, un'altra bella vittoria. Vincere aiuta a vincere, fa morale e fa soprattutto classifica. Sì, eravamo proiettati per vincere un'altra partita, appunto per la serie di vittorie che ci portiamo dietro. Ci tenevamo a fare bene anche questa gara, specialmente essendo in casa col pubblico che ci sosteneva. Domenica sarà una partita un po' particolare perché giocate in campo in terra battuta, che magari non ci siete abituati, forse non ci avete mai giocato, cambia il rimbalzo del pallone, cambiano tante cose, vi farete trovare pronti sicuramente. Sì, cambia tantissimo, il campo è appunto in terra battuta, ma ci faremo trovare pronte, siamo proiettate anche lì a giocare bene, il campo ci spaventa ma non troppo perché siamo abituate, abbiamo giocato l'anno scorso e ci abitueremo subito giocando. Abbiamo visto che il gruppo è molto coeso, molto compatto e questo fa la differenza, siete molto in gamba fra di voi, vi aiutate l'uno con l'altro durante la gara e questa fa la sua differenza. Sì, siamo un gruppo veramente compatto, abbiamo legato un po' tutti, dalle più piccole alle più grandi, siamo un gruppo veramente coeso e ci piace segnare, far segnare, risultiamo tutti insieme da vera squadra. Se posso trovare l'ago nel pagliaio, sprecate troppo, come ho detto al tuo mister, davanti alla porta ogni partita ci sono almeno 6-7 palle e gol che potrebbero essere gol. Sì, è vero, il mister infatti ce lo dice sempre, dobbiamo essere più cattive, non dobbiamo dare queste cose gratis perché in una partita comunque importante contano tantissimo i gol ed è importante mettere la palla in rete. Ecco, forse l'euforia, la voglia di fare per forza gol magari vi porta a questi errori. Sì, esatto, c'è comunque la voglia di segnare, di mettersi in proprio ed è appunto questa secondo me una cosa che dobbiamo migliorare, perché se miglioriamo questa veramente siamo una squadra eccezionale secondo me. Complimenti per la prestazione e in bocca al lupo. Grazie.